Salve carissimi amici di Lacrime d'Amore. Iniziamo ecco questa serie di nostre riflessioni attorno al Vangelo della Domenica, è un servizio che Lacrime d'Amore vuole donare a tutti voi. Ogni domenica consegnerò a voi una parola sul Vangelo che ci verrà donato dalla liturgia. E vi chiedo di mettervi in quella disposizione propria che ci insegna la madre, che ci insegna Maria, che custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Chi racconta l'avvenimento prodigioso delle lacrime di Maria, del quadretto delle lacrime di Maria, ci dice che le lacrime scendendo sul volto del quadretto si fermavano nel cuore di questo quadretto. Ecco, permettiamo alla parola di Dio allora di scendere e di soffermarsi nel nostro cuore, perché possa essere lì custodita e resa vita di ogni giorno. Buon cammino insieme a tutti voi. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potresti dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. La prima parola che vi consegno in questo nostro cammino domenicale è la parola inutile. Oggi il Vangelo ci dice che alla fine siamo servi inutili. Se io dicessi che uno di voi è inutile, quella persona si offenderebbe. Riteniamo che essere inutile significa non valere nulla, qualcosa di insignificante. E allora perché Gesù ci dice che siamo servi inutili? E vi chiedo di riflettere su questa parola partendo da Maria. Maria si definisce umile serva. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Che cos'è l'humus? È il concime. E che cos'è il concime se è qualcosa di inutile, se non messo nelle mani di chi sa usarlo bene, il contadino? Il contadino prende questa cosa inutile che è il concime, la mette nel luogo giusto che è la pianta si arricchisce e fa cose splendide dai frutti. Allora noi siamo servi inutili che devono consegnare la loro vita in umiltà nelle mani del Signore. Questa è la fede di cui il Vangelo ci dice. È in forza di questa fede, che è dono di Dio, che ci permette che la nostra inutilità diventi humus, diventi concime, perché l'albero dia i suoi frutti. Ha fatto in me cose grandi. Che il Signore allora ci conceda sempre che tutta la nostra vita, che spesso anche a noi stessi sembra una vita inutile, affidata alle sue mani nella fede, possa dare frutti abbondanti d'amore per
per i nostri fratelli. Buona domenica a tutti.